Ciao anime belle e benvenuti in questo nuovo video. Il video di oggi è il video in cui vi porto con me nel mio trasloco con più di 200 piante. Allora, in realtà non so se cioè non so quante piante porterò, alcune so per certo che le porterò con me. Per chi non lo sapesse, mi sto trasferendo, stiamo andando a vivere insieme io e Giulia a Padova e abbiamo scelto una casa con tanta luce, quindi così potremo portare le nostre piante. Però qualche pianta la lascerò qui. Ho già scelto alcune di loro, tipo qui, cioè, ho messo la mia monstera, la mia primissima monstera. Lei rimane qui, ma perché lei nasce in questa casa, quindi rimane in questa camera. Questa camera non è questa camera senza lei, quindi lei rimane qui. Insomma, ci sono altre piante che non so bene se lascerò qui o porterò giù, e ci sono alcune che sono certa di portare con me. Ad esempio, tutta la mia famiglia di filodendri medio rari o più rari. Loro verranno con me, ma non perché sono rari, perché sono bellissimi. Cioè, in realtà sono tutte bellissime le mie piante, però ovviamente alcune delle piante più grandi, tipo c'è questo bellissimo Philodendron Davidsoni, che adesso non lo vedete bellissimo, ma appena si riprenderà sarà bellissimo. Lui è un mio recentissimo acquisto, è, diciamo, salvataggio. Lui non lo porto con me perché è gigantesco, quindi delle piante grandi porterò con me sicuramente la monstera gigante che abbiamo preso io e Giulia in Puglia. Porterò il mio Philodendron Green Congo. E poi vedrò, nel senso che farò un po' di giri con le piante più piccole, porterò alcune delle grandi e poi a seconda dello spazio, come organizziamo lo spazio, deciderò quali altre portare con me. E quindi niente, oggi inizio, sono stata al supermercato a prendere un po' di scatoloni, che vedete forse, no, c'è Sati, ok, sono lì. Oggi è mercoledì, noi ci trasferiamo venerdì mattina alle 10:30 ci danno le chiavi. So che è un po' presto, ma vi giuro che sono giorni che voglio tantissimo iniziare a preparare le piante. Quindi anche se oggi è mercoledì, domani saranno ovviamente comunque sotto la finestra negli scatoloni, perché non sono scatoloni chiusi. E così venerdì mattina le porterò in macchina e andremo insieme nella nostra nuova casa. Super felice. Abemus scatoloni, ho messo tre degli scatoloni che ho fatto qui e ci ho messo sopra le grow lights, visto che questi 2 giorni, insomma, staranno qui ferme, non voglio che soffrano la mancanza di luce. Quindi questi sono 3 scatoloni, di là ne ho altri 2, anche lei dovrò spostarla, non ho idea di come, ma verrà con noi, quindi vedremo. Qui abbiamo un Sati preoccupato. Perché vede da giorni che faccio valigie, scatoloni, quindi è preoccupato, amore mio. Ma ci vedremo sempre, non ti preoccupare. Come vi dicevo qui, ho già messo le piante che lascerò qui. Quindi la mia monstera, Philodendron Imperial Green, Philodendron Davidsoni, che spero si riprenda alla grande. E poi qui il tavolo è un po' triste in realtà, così. È vuoto. Guardate che figo quel innaffiatoio, me lo sono presa all'IKEA. Comunque qui ho messo alcune delle piante che per ora lascerò qui. Perché comunque verrò almeno una volta a settimana in questa casa, ma anche di più, a trovare la mia famiglia, stare dietro alle piante, all'orto, al laghetto, eccetera. Quindi per ora le succulente le lascio qui perché non sono sicura di che esposizione ho nella nuova casa, cioè so che ho, mi sembra, nord ed est, però insomma qui loro stanno bene, le posso lasciare tranquillamente perché tanto hanno anche bisogno di poca acqua. Lascerò per il momento la mia Repsalis flocosa e la Repsalis cereuscula e la Pilocarpa qui, poi vedremo. Quindi insomma questa è la situazione attuale, un po' triste, però ho già messo subito alcune piantine perché altrimenti se svuoto mi viene troppa tristezza. La tavola senza piante non è una tavola, è una scrivania in realtà. Buongiorno anime belle, oggi è il secondo, terzo giorno nella casa nuova e quindi è domenica. Venerdì è stato il primo giorno ed è il giorno in cui ho portato giù le prime piante. Non vi ho filmato quella fase perché era anche il momento in cui ci hanno consegnato le chiavi, quindi insomma mi sono voluta godere il momento, non ho tirato fuori la videocamera, sono super esposta. Ok. E siamo andati a casa di Giulia a prendere le sue cose, tra cui le sue piante, di cui adesso vi faccio vedere alcuni esemplari che sono veramente giga. E oggi andiamo a casa mia e spero di riuscire a prendere la maggior parte delle piante che voglio portarmi giù. Non credo riuscirò a prenderle tutte perché devo prendere anche delle altre cose, tipo libri, eccetera, e cose per la cucina, insomma. Però farò degli altri giri, ma oggi penso che sarà il giro più grande in cui porterò giù anche le piante grosse, quindi sarà interessante capire come fare questa cosa, soprattutto alcune di loro, non so bene, tipo la monstera gigante che abbiamo preso in Puglia, penso che dovrò tirarla fuori dal vaso e tirare fuori l'eca perché non abbiamo l'ascensore e sono 3 piani di scale senza l'ascensore.
Non credo di poter portare su quel vaso così pesante, quindi penso di tirar fuori la pianta e separare le diverse parti della pianta, cioè la pianta da una parte, il vaso e le palline di argilla dall'altra. Comunque poi vi faccio sapere cosa decido di fare. Intanto vi faccio vedere chi ho portato qui. Allora, qui ci sono intanto alcuni dei miei filodendri preferiti. C'è il Silver Passazanum, il Gloriosum, il nuovissimo Passazanum che mi è stato regalato dalla mia cara amica Silvia per la mia laurea. Verrocosum, poi qui c'è una Monstera Albo, Melanocrisum, questo qui è il Painted Lady, poi qui c'è la mia Monstera Leclerciana, Anthurium Clarinervium, Metallicum, Philodendron Cobra, Philodendron Golden Dragon e poi, vabbè, di qua non vi ho fatto vedere che c'è anche il sì, l'Anthurium Veighti. E intanto ho portato questi qui, in realtà di là ne ho altri due piccolini, ho anche il Florida Ghost e il White Princess. E intanto ho portato questi perché ovviamente il primo giorno dovevo portare giù tipo la trapunta, il cuscino per il letto, le cose per la cucina, quindi c'era poco spazio per le piante in macchina, anche se io avrei portato giù solo piante, però siamo seri. Poi allora vi faccio vedere alcune delle piante di Giulia. Questo qui è il suo albero di avocado che è veramente gigante. Questo albero di avocado ha 2 anni, gliel'ho regalato io l'anno scorso che aveva 1 anno ed era tipo alto fino a qui. E non lo so, lei è particolarmente brava a prendersi cura degli avocadi e infatti abbiamo questo gigante. Poi lì c'è il suo albero di banano, un altro avocado e poi lì ci sono delle scatole con, vabbè, ovviamente c'è il caos, ma perché dobbiamo ancora iniziare a mettere in ordine tutto. E qui ci sono altre piante sue, lei ha questi bellissimi Silver Pothos che anche, cioè non so, probabilmente a casa sua aveva un'esposizione pazzesca, se ne è presa cura benissimo, sono cresciuti tantissimo, cioè i miei non, non crescono così velocemente. Speriamo che anche qui piaccia loro la luce che hanno. Comunque abbiamo una bellissima esposizione perché qui, questa finestra è a nord-est, quindi la mattina prendiamo sole e è molto luminosa e le finestre sono grandi. E poi in camera abbiamo un'esposizione a nord-ovest, quindi molto bene. Ecco, vi aggiorno come andrà oggi, con il trasporto di altre bimbe. Comunque questo è il mobile che voglio fare sicuramente come giungla, cioè voglio riempire qui soprattutto di piante. Oggi prenderò anche un po' di rialzatine, tipo io uso delle tazze capovolte per rialzare alcune piante e creare un po' di movimento. E sì, sono molto felice. Ciao! Beh, questa è la situazione attuale. E c'è ancora un bel po' di spazio, quindi, ouch, ho preso una testata. Ho ancora un po' di lavoro da fare. Adesso io e Giulia andremo insieme a... Wow! Adesso io e Giulia proviamo a tirare fuori la grande monstera che non possiamo portare col vaso così perché pesa troppo, rischia di rompersi. Quindi vediamo come va. Mamma mia, che buio! Situazione attuale aggiornata, la mia macchina è una giungla, ma sono felice perché sono riuscita a far stare la maggior parte delle piante. Ce n'è ancora qualcuna che voglio portare giù, però il grosso giro lo facciamo adesso. Yes! Bene, dopo aver fatto 250.000 rampe di scale perché non abbiamo l'ascensore, cosa che vi avrò già detto in questo video, ma è una cosa, insomma, fondamentale per capire lo sforzo, questa è la situazione attuale e vi farò sapere fra un paio d'ore. Comunque la maggior parte delle mie piantine sono qui, non tutte ovviamente, però sono molto soddisfatta perché ne ho portate molte di quelle che voglio portare con me. Lì c'è Giulia che parla con Ginevra, che è la nostra tartaruga, cioè la mia tartaruga, ma già nostra, che è in convalescenza e quindi sarà qui con noi per un po', prima di tornare libera in giardino. Ok, ho finito il trasloco con le piante, questo è il risultato finale, sono molto felice, ovviamente il risultato finale si fa per dire nel senso che continuerò a prendere nuove piante, continuerò a spostare le mie piante, Giulia prenderà nuove piante e sposterà le sue piante, quindi ora ho concluso la parte di portare tutte le piante che avevo nella casa dove stavo prima con i miei genitori alla nostra nuova casa e Giulia ha fatto lo stesso, quindi ovviamente non è una situazione definitiva, ma non lo è mai. Chi di voi ama le piante sa benissimo che poi a seconda delle loro esigenze e di cosa ci balla nel cervello decidiamo di spostarle, eccetera. Però sono molto molto felice di come è venuto soprattutto
il mobile su cui ho messo tutte le piante, in cui ho fatto una sorta di giungla piramide, potremmo dire. Quindi c'è un vertice dove c'è Baby Yoda, che è il guardiano delle piante, e piano piano stiamo riempendo tutte le parti della casa. Io sono abituata a poter tenere piante in camera mia soprattutto, perché ovviamente prima vivevo con i miei, quindi gli spazi comuni non li colonizzavo più di tanto, anche se un pochino sì. E quindi le mie piante distribuite su una casa intera non sembrano così, cioè sono tante, ok, non è che non sembrano tante, però non sembrano tante quanto a casa dove stavo prima, e quindi suppongo che piano piano arriveranno nuove acquisizioni, anche se, cioè, sarebbero arrivate comunque. Insomma, questa penso sarà una costante della mia vita: ricercare piantine particolari, trovarle, fare tale, eccetera, mi piace molto. Tra l'altro in questi giorni ho anche preso una nuova monstera gigantesca, perché delle belle persone della mia vita mi hanno regalato per la laurea un buono da spendere nel mio garden preferito, e nel momento in cui ho visto quel buono ho pensato monstera gigante. Ce n'era una ancora più grande, solo che avevo il dubbio di come portarla a casa e se ci sarebbe stato, sarebbe stata troppo ingombrante, e quindi ho preso questa, che finora era cresciuta diciamo senza salire su un palo ma strisciando, e oggi io e Giulia abbiamo legato per farla salire su un palo, quindi adesso è tutta storta perché ovviamente deve adeguare le sue foglie alla luce eccetera, ma penso che tra una settimana sarà bella tutta dritta ed è bellissima. Sono troppo felice perché la monstera per me sarà sempre una delle mie piante speciali, diciamo, preferite, perché è stata lei a farmi nascere così tanto la passione per le piante e la ricerca, il desiderare tanto una pianta, cercarla, andare in giro per i vivai, insomma, è merito suo. Niente, in realtà il trasloco con le piante non è stato così complicato, per il fatto che comunque ho la macchina, e quindi ho fatto semplicemente degli scatoloni con tutte le mie piante, dividendole tra di loro con della carta arrotolata, insomma, in modo molto semplice, e poi mi sono portata gli scatoloni a piedi su fino al terzo piano, perché non abbiamo l'ascensore, come vi ho detto mille volte in questo video, perché nel momento in cui stavamo portando sulle piante l'ho sentita molto questa cosa di non avere l'ascensore, perché abbiamo fatto un sacco di viaggi. Però adesso che l'abbiamo fatto ed è finito questo processo, sono molto molto felice di averlo fatto. È incredibile vedere come l'energia di un posto cambi con l'inserimento delle piante, cioè nel senso, questa casa è molto bella già di suo, ma inserendoci le piante è meravigliosa, veramente. Io penso che qualsiasi spazio acquisisca una nuova energia più viva e più positiva grazie alle piante, quindi yes, riempiamo tutti gli spazi di piante. E nulla, non so se questo video vi è stato utile in qualche modo, era più per documentare, diciamo, questo viaggio, anche se molte parti non le ho documentate perché ovviamente ero molto presa da quello che stavo facendo e molto di più che magari dal tirar fuori la videocamera, però ho cercato di documentare, magari sarà divertente riguardarmi questo video fra un po' di tempo, e spero che magari sia di supporto a qualcuno di voi che magari ha tantissime piante e deve trasferirsi. Si può fare, è faticoso ma ne vale la pena. E niente, grazie per aver guardato questo video, noi ci vediamo alla prossima, ciao!